Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Passando lì vicino al mare dove abitava Levi, figlio di Alfeo, Gesù lo vide. Era seduto al banco delle imposte, perché era un riscossore di tasse, e gli disse: seguimi. Egli si alzò e lo seguì. Il Signore passa quando vuole Lui, non quando pensiamo noi, ed esprime la volontà Sua su di noi, che corrisponde al progetto eterno di Dio su ogni persona. Noi siamo amati da Dio, progettati da Dio, aiutati da Dio, salvati da Dio, apparteniamo a Dio dunque. Ecco, Levi sta facendo il suo mestiere, anche quel giorno, come tanti altri giorni, ma quello fu un giorno speciale, perché passò Gesù e chiamò proprio lui, tra tanta gente che era lì: seguimi. Non gli ha detto neanche: Levi, da oggi in poi tu vieni dietro di me, seguimi. E come ha fatto Levi a capire che quella era una chiamata a vita? Non era un invito a stare per qualche ora o qualche giorno con Gesù. Perché questo è il progetto di Dio. E allora, quando il Signore vuole, e come Egli vuole, ci invita. Noi siamo qui perché siamo invitati da Gesù oggi a partecipare al pane della parola e alla sapienza della grazia, alla consolazione dell'Eucaristia. Sono doni immensi. Anche ieri abbiamo fatto questo e abbiamo ricevuto questo. Ma il Signore non cessa mai, non dice: adesso basta, sei venuto ieri, mi hai pregato ieri, hai mangiato ieri, adesso stai bene. No, seguimi oggi, come mi hai seguito ieri, mi seguirai anche domani, perché io ho un progetto su di te, io ti ho chiamato perché tu devi rendere al mondo la luce che io ho dato a te, con l'esempio
poi può darsi anche con le parole. È una meditazione quotidiana questa, perché il dono di Dio è quotidiano. Adesso sembra che tutto sia uguale, no? Oggi come ieri, domani come oggi. Non è così. Il tempo che è andato non torna indietro. I giorni che abbiamo vissuti non li vivremo un'altra volta. E così anche il giorno di oggi. Allora ogni dono del Signore lo dobbiamo accogliere con gioia. Dice il brano della lettera agli Ebrei, adeamus con fiducia, Madre Domino. Andiamo, avviciniamoci a Dio con la fiducia, nella grazia e nella misericordia. La grazia che ci trasforma, ci rinnova, ci rende simili a Lui, e la misericordia che man mano che noi sporchiamo questa veste spirituale, il Signore con la sua bontà toglie, pulisce, lava. Io mentre sollevo il calice dopo la consacrazione chiedo queste due cose per me e per voi: lavami dei miei peccati e salva la mia anima, perché questo sacrificio non sia inutile, perché io non tradisca la fiducia di Dio che mi ha chiamato e ha chiamato anche ciascuno di voi. Sentitelo forte dentro questo invito personale e sentitevi obbligati, legati dal desiderio di corrispondere. Mai nessuna grazia inutile. Io rifletto sempre le parole di Sant'Agostino, che prima non ha voluto sentire niente. La mamma pregava, supplicava, convertere, niente. Dopo 30 anni finalmente arriva la conversione e dopo lui comincia a scrivere l'esperienza della sua vita spirituale. E tra le cose più belle scrive queste parole: adesso io vivo nel timore che Dio passi e io non me ne accorga. Può passare Dio, può dire Levi, seguimi, e noi continuiamo a fare le persone delle mezze misure, un po' sì, un po' no, un po' nella luce, un po' nel buio, un po' nel coraggio e un po' nella sfiducia a volte, no? La sfiducia, perché? Perché abbiamo bisogno di un Dio che i nostri occhi non vedono. La parola di Dio è così potente e noi non la sentiamo. Mentre stava a tavola Gesù si vide intorno tanti scribi, farisei, i soliti accusatori, recriminatori, i soliti criticoni, avevano sempre da ridire su quello che Gesù diceva e quello che Gesù faceva. Che sta facendo? Sta mangiando con i peccatori. Era seduto a mensa tranquillamente come tutta l'altra gente che si trovava lì. Ah, ma lui è il maestro, lui non si deve sporcare sedendosi e parlando con la gente comune. Chissà come volevano un Gesù dentro la nicchia, dentro una palla di vetro. No, Gesù è venuto proprio per i malati, i peccatori, i malati dell'anima, e quindi deve guarire questi. E Levi è tra uno di questi guariti, chiamati. E poi sarà così attento alla parola del Signore che scriverà un Vangelo. Qui è Marco che ci racconta di Matteo. Matteo ha scritto il suo Vangelo in cui dimostra, questa è la tesi fondamentale del Vangelo di Matteo, che Gesù Cristo è il Messia promesso e che la salvezza dell'umanità è nelle sue mani. Quindi riconoscete
colui che vi è venuto a darvi la vita, a liberarvi dal peccato. Quindi la grandezza sta non nel far parte di un popolo eletto che sia, ma nel rispondere, capire che Dio dal cielo si è mosso, è venuto fino a te che eri seduto lì al tavolo delle imposte e ti ha detto: vieni. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Date voi da mangiare. Pontefice di Roma, vescovi del mondo, voi tutti sacerdoti, offrite da mangiare. Voi ricordate bene, discepoli accusati di sgranare le spighe in giorno proibito. Nel giorno del Signore sgranate voi le spighe, mietete tutto il grano maturo e biondeggiante, macinate bene e fate la farina, voi preparate il pane e date da mangiare. La parola di Cristo è il fuoco che lo cambia, voi pronunciate il verbo e il pane si fa carne. Sfamate chi accorre, cercate chi non viene, vivrà di vita grama chi d'esso non ha brama. Prendete e mangiate, è il generoso invito del nostro buon Gesù e ordine ai suoi. Oh, date a tutto il mondo il cibo che non muore, perché chi lo riceve non morirà in eterno. Il mondo fa le guerre per possedere i beni, si batte per salire in alto sopra i troni. Voi non cercate onore e non cercate i beni, avete nelle mani l'autore d'ogni bene. Voi dividete il pane e lo moltiplicate, voi date in abbondanza, si mangi a sazietà. Se c'è chi proibisce, mangiate anche per loro. Per voi in cielo è pronto il pranzo delle nozze.